Abbiamo ascoltato questo testo dalla prima lettera di San Pietro, capitolo 5, che ci parla della presenza del diavolo. Siate temperanti, vigilate, il vostro nemico è il diavolo, come il leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede. Vedete, questo testo innanzitutto ci parla della presenza e dell'azione del diavolo. Dobbiamo renderci conto, il demonio per permissione di Dio opera e ci vuole, ecco come dice questo testo, come un leone ruggente, ci vuole divorare, cioè ci vuole portare con sé nella dannazione eterna, ci vuole far cadere in peccato. Quindi dobbiamo combattere fortemente contro le tentazioni diaboliche. Sono tantissime le tentazioni diaboliche, tante volte non ce ne rendiamo conto. Ma ce ne stanno tante, tante, tante. Più ci avviciniamo a Dio, più ci rendiamo conto delle tentazioni diaboliche, cari fratelli. Dobbiamo quindi, con la forza di Dio, trionfare su questo leone, che, attenzione bene, ecco, di per sé è più forte di noi, in quanto uomini, perché lui è sempre un angelo, decaduto, ma è sempre un angelo. Lui è più debole degli angeli santi. Ma rispetto a noi è più forte. Se, ecco, noi consideriamo semplicemente la nostra natura umana senza la grazia, il demonio è più forte di noi e ci vince. Noi possiamo vincere col demonio soltanto con la grazia di Dio, cioè prendendo la vita che Dio ci vuole donare attraverso i sacramenti, attraverso proprio questi strumenti che appunto sono i sacramenti che il Signore ci dona proprio per comunicarci la sua vita e quindi renderci trionfatori. E vedete che qui poi aggiunge una cosa molto importante San Pietro: resistete al demonio saldi nella fede. Di che cosa sta parlando qua San Pietro? Sta parlando della fede unita alla carità. Noi trionfiamo sul demonio non tenendo soltanto la fede è, come si dice appunto, è morta, ma per resistere e trionfare sul demonio occorre la fede viva, cioè la fede unita alla carità. E questo appunto richiede la grazia, quindi richiede i sacramenti, quindi richiede la conversione. Dobbiamo renderci conto, questo ci porta alla vittoria su Satana, cari fratelli. È la vita divina in noi che ci fa trionfare su Satana, se no il demonio ci si mette lui sotto i piedi. E quando abbiamo la vita divina in noi non dobbiamo avere paura del diavolo, perché il demonio, quando siamo pieni di Dio, quando abbiamo la vita divina in noi, il demonio è lui che ha paura di noi, rendiamocene conto. Non dobbiamo temere il diavolo, non dobbiamo avere paura del diavolo, dobbiamo temere Dio, questo ci dice la parola del Signore, cari fratelli. Quindi, ecco. Forza, aprite il cuore alla grazia di Dio, combattete contro Satana, combattete e guardate, la nostra vittoria è nella croce di Cristo, quindi meditate la passione, quindi impegnatevi a vivere in questo mistero. La croce è la porta che ci conduce, la porta del cielo, la croce è la vittoria su Satana, cari fratelli, non c'è altro modo per trionfare veramente su Satana. Se non unirsi a Cristo crocifisso e non, vedete, non ci lasciamo prendere dalla nostra natura oppure anche dal demonio che cercano di non farci meditare la passione. La passione va meditata, se vogliamo combattere veramente e trionfare su Satana, dobbiamo meditare la passione a lungo, dobbiamo entrare in questo mistero e dobbiamo appunto, con la forza che ci viene da Dio, viverlo in pienezza questo mistero. Quello è il trionfo su Satana. Le anime che fanno più paura al demonio sono le anime più crocifisse con Cristo, cari fratelli. Perché più noi siamo crocifissi con Cristo nella santità, più siamo uniti a Cristo anche nella nostra mortificazione, più siamo forti della forza di Dio. Cari fratelli, guardate i santi che erano grandi penitenti, profondamente uniti a Cristo crocifisso, che meraviglie che facevano. Un San Paolo della Croce, San Giovanni della Croce, San Francesco, San Pio da Pietrelcina, Santa Veronica Giuliani, Santa Caterina da Siena e quanti altri ce ne sono, cari fratelli. Allora, vedete, con la forza del Signore,
con la forza che ci viene dai sacramenti, combattiamo e vinciamo su Satana. E perciò apriamo il cuore alla forza che viene dal Signore, apriamo il cuore ai sacramenti, confessatevi bene, confessiamoci in profondità, facciamo bene l'esame di coscienza, poi confessiamo tutto bene al sacerdote e ascoltiamo quello che ci dice Cristo attraverso il confessore, cari fratelli. Bene, sia lodato Gesù Cristo.